Abbiamo qui con noi mister Crocitorti, allenatore del Balerna. Come avete preparato questa gara? Abbiamo preparato come tutte, cerchiamo sempre di dare il massimo e cerchiamo sempre di mettere ritmo, intensità negli allenamenti, come si fa sempre per riuscire a venire qua a vincere la partita. Ci eravamo quasi riusciti, penso che purtroppo abbiamo giocato concentrati per 92 minuti e abbiamo preso questo gol, peccato. Ma avete giocato un primo tempo notevole, a pari merito, sono state qualche occasione anche per il Paradiso, però poi il Paradiso si vede che o è calato lui o siete aumentati voi di livello. No, abbiamo cambiato modo di giocare, siamo riusciti a mettere in difficoltà, abbiamo trovato il gol, ma stavamo veramente giocando bene con l'attimo lì. Poi penso che non abbiamo neanche sofferto più di quel tanto sul finale e purtroppo questa palla dentro ci ha trovato impreparati. Andremo avanti a lavorare. Giocare sul terreno sintetico porta qualche vantaggio all'FC Paradiso? Ma più che altro sempre nei primi minuti, quando si gioca contro una squadra che è abituata a giocare sul campo sintetico, i primi minuti ci vuole un attimo di più abituarci, però abbiamo impostato la partita aggredendoli i primi 5 minuti, dunque siamo stati bravi a entrare in partita. Abbiamo fatto un po' fatica contro il Collina d'Oro 3 mesi fa a entrare in partita su questo campo, ma oggi devo dire che i ragazzi sono stati veramente eccezionali. Sì. Ma noi siamo contentissimi, cerchiamo di vincere mercoledì e stare sempre più in alto possibile.